Proprio oggi un terremoto di magnitudo 4.1 tra Marche e Abruzzo, fortunatamente senza danni. Al centro ricerche di Pavia ha testato un nuovo simulatore di scosse molto più potente di quelli del passato. Silvia Zerilli. Hanno riprodotto il terremoto di Norcia, tre prove per ciascuna 47 secondi di scosse. L'intensità aumentava fino a raggiungere la massima potenza. L'esperimento è stato condotto in anteprima mondiale all'Eucentre di Pavia, un nuovo sistema di prova sismico con potenza aumentata rispetto a quelli del passato. Arriva a 9 gradi di libertà. Una macchina che controlla indipendentemente due piani indipendenti di un edificio, quindi uno di questi due piani ha i 6 gradi di libertà canonici, l'altro piano ha in parte gradi di libertà veri e in parte partecipa del moto sottostante. In grado di provare che succede fra il 34esimo e il 35esimo piano di un edificio senza costruire l'edificio sotto. La nuova piattaforma, realizzata dalla Scuola Universitaria Superiore di Pavia e dal Centro Europeo di Ingegneria Sismica, è sospesa a 5 metri. Serve a ricreare l'effetto del terremoto per valutare in particolare i danni agli elementi non strutturali. Immaginate, lo faccio come esempio, a cosa succede durante un terremoto a un ospedale che magari non crolla ma non funziona più perché vengono danneggiate tutte le strutture interne, piuttosto che a un museo. Noi stiamo cercando anche di studiare gli effetti sul contenuto, che molto spesso viene trascurato. Il progetto è stato realizzato nell'ambito dell'iniziativa Dipartimenti d'Eccellenza.